Grazie mille, grazie a questa enorme possibilità che abbiamo avuto, opportunità come Servizio Informativo Nazionale di porci al servizio di un tema così importante come quello della biodiversità. Ho preparato qualche slide, cercherò di andare velocemente per non annoiare, ma volevo un pochino presentare il sistema informativo che spero appunto funzioni bene per aiutare il network, i tanti network, perché sono tante le reti che appartengono a questa comunità, di mettersi in connessione sicuramente a livello nazionale, ma faremo poi di tutto anche per porlo in connessione stretta con il livello europeo e possibilmente internazionale. Come responsabile del Servizio Informativo Nazionale Ambientale sono anche National Focal Point della rete IONET dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e questi tematismi vengono trattati anche in quel contesto, quindi il fatto di funzionare bene a livello nazionale ci porterà sicuramente anche a essere attivi nel contesto testo nel panorama europeo. La dottoressa Giarratano citava anche le attività di ricerca, una grossa iniziativa come quella del Life Watch. Come ISPRA, visto che abbiamo questo doppio ruolo, quindi di essere a servizio, soprattutto a servizio degli input di policy del Ministero, ma anche abbiamo questa attività di ricerca, faremo di tutto per poter aiutare anche in questo senso il sistema. Di nuovo partecipo da molti anni ad alcune iniziative europee di ricerca e sicuramente un'attività come questa ben si sposa con i network delle infrastrutture di ricerca come Life Watch, ma non solo. Quindi assolutamente disponibili in questo. Volevo appunto rappresentare il perché noi siamo così motivati e perché appunto crediamo in quello che questa motivazione ci possa aiutare anche a migliorare e a incrementare l'informazione non soltanto nel nostro ambito di esperti ma anche verso i cittadini. Rapidissimamente il SINA nasce da lontano, un'evoluzione lunga, nasce in questo contesto, nasce nel contesto del Ministero e soltanto definito come Sistema Informativo Nazionale Ambientale è datato 98 e trasferito all'AMPA, oggi abbiamo l'eredità come ISPRA. E diciamo che poi definitivamente è nel 2010 che siamo investiti fortemente della necessità di integrare i set di dati territoriali nel sistema e di farlo tramite la rete SINA. Quindi il concetto forte che è nel Servizio Informativo Nazionale di lavorare a rete, proprio perché in questi anni più recenti si supera il concetto della banca dati, del dato in sede locale, il dato rimane dove viene prodotto, ma deve poter essere messo in condivisione perché appunto l'informazione si fa mettendo in condivisione l'informazione di base per rendere possibili tutte le analisi e tutte le valutazioni di più elevato livello e appunto adattando il sistema a livello europeo come scritto nel decreto legislativo, ma questo significa, come ha citato la dottoressa Giarratano, semplicemente attuare la direttiva ESPIRE, che tutto questo prevede, cioè gli obblighi in materia di metadati, di servizi di rete, interoperabilità, facile accesso al dato ovunque esso sia prodotto. E poi la legge 135 del 2012 prevede che la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali e ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche sia curata da ISPRA, un impegno molto forte, noi cerchiamo di adempiere a questo impegno nel miglior modo possibile. Sicuramente un input ulteriore all'attività è venuto con il rafforzamento della rete
delle agenzie di protezione dell'ambiente, la legge 132 che si è preoccupata di definire gli organismi che partecipano, quindi i punti focali regionali, i sistemi informativi regionali ambientali l'identificazione dell'organizzazione e la modalità dei flussi fra gli attori del Sinanet. Chiaramente la legge si è dedicata molto al rafforzamento interno al sistema delle agenzie, ma si è fatta anche carico di ridefinire e di rafforzare anche la necessità che il sistema delle agenzie di protezione degli ambienti si connetta in primis con il Ministero, perché come detto è il Ministero che ci dà le indicazioni di politica ambientale, che quindi tutto ciò che noi facciamo deve essere in stretta connessione con gli input del Ministero, in connessione però anche con tutti gli altri enti che in qualche modo possono aiutare e supportare con le loro informazioni anche non ambientali le analisi, che ad esempio Istat che ci dà i dati generali rispetto alla popolazione, rispetto alle attività socio-economiche, gli ISS, ambiente e salute è un tema sempre più da dover affrontare, come diceva la dottoressa Giarretano, un buono stato della nostra natura aiuta la qualità della vita, quindi lo stato anche fisico delle persone. Questo è di nuovo un tema che stiamo affrontando anche nell'Agenzia Europea dell'Ambiente, nel senso che si è fatto uno sforzo notevole in tanti anni per definire delle metodologie, degli indici, degli indicatori per lo stato dell'ambiente, ma tutto questo deve servire soprattutto rimanere in questo ambito, ma servire come indicazione notevole perché le persone, perché i cittadini vivano in migliore condizione e quindi siano sempre più allontanati dai rischi che purtroppo con l'inquinamento e con una cattiva gestione del territorio noi affrontiamo quando ci consideriamo appunto quando siamo cittadini. Un articolo ci ancora ad alcune delle norme che ho citato in precedenza, quindi di nuovo questa legge è servita un po' per fare da raccordo al rafforzamento di tutto quello che era il pregresso, quindi la necessità di applicazione della direttiva Inspire e la necessità appunto di avere una gestione integrata delle informazioni ambientali e territoriali e quindi la necessità per Ispra di attrezzarsi per far fronte a questi impegni. Per quanto riguarda poi la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione anche in tempo reale dei dati delle informazioni geografiche e territoriali, questo viene di nuovo posto in capo al SINA anche in concorrenza con le competenze più ampie dell'ISPRA. E come dicevo, di nuovo si riafferma che i dati e le informazioni non sono raccolte, ma per essere restituite in forma libera e interoperabile a tutte quante le entità che devono poi effettuare elaborazioni anche settoriali, ma soprattutto poi per dare indicazione di trend rispetto allo stato dell'ambiente. Anche un articolo di questa norma richiama comunque in qualche modo la necessità che le date e le informazioni siano disponibili per lo sviluppo della conoscenza, quindi qui si riallaccia un po' all'anima di ricerca che comunque ISPRA in sé, quindi la necessità che i dati e le informazioni siano prodotte avendo sulla ricerca consolidata e per questo una necessità di raccordo forte con gli altri centri di ricerca, con le università che producono un'informazione aggiornata e che
chiaramente questo aggiornamento serve ad entità centrali come ISPRA per poter migliorare il proprio approccio dal punto di vista dei contenuti e dei temi ambientali, ma per quanto riguarda il SINO anche dal punto di vista delle tecnologie da mettere a disposizione per aiutare il sistema. In particolare per quanto riguarda il servizio che dirigo, sono specificate abbastanza di recente gli impegni che noi dobbiamo rispettare, quindi assicurare la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale e lo sviluppo della rete SINANET, la gestione e lo sviluppo del modulo nazionale SINA, lo sviluppo di criteri standard, e questo sicuramente va fatto insieme a tutta la comunità per la raccolta e l'interscambio di informazioni e dati, ma soprattutto sapere dove sono questi dati e non agire aspettando che l'informazione venga a noi, ma diciamo che è una motivazione forte per quanto riguarda il servizio di aiutare il sistema a far emergere le banche dati, a far emergere parlavo prima con il responsabile dell'associazione dei musei, abbiamo tantissimo patrimonio ancora non informatizzato e diciamo che una motivazione può essere anche quella di aiutare i sistemi a far entrare nel mondo dell'informatica e dell'informatizzazione questi patrimoni, perché chiaramente il patrimonio del passato ci aiuta appunto a definire i trend di lungo periodo. Quindi assicurare il supporto al MAT, mi spieghiamo questo di farlo, devo dire che è una collaborazione preziosa e sicuramente molto efficace con la struttura diretta dalla dottoressa Gianetano, dai colleghi che collaborano con il dottor Maturani, e quindi speriamo che questo sia un punto di partenza per una collaborazione che ci porti avanti a realizzare molto di più di quello che abbiamo fatto. Come ho detto, la necessità per noi di attuare la direttiva Aspire, e abbiamo altre incombenze diciamo che ci aiutano però di nuovo, non soltanto appunto il collegamento con la rete Eioret, ma abbiamo anche la gestione del centro regionale per l'informazione e la comunicazione, l'Inforac dell'UNEP MAP, che è un centro regionale di informazione e comunicazione di nuovo per il Mediterraneo. Questo di nuovo è intertematico e il fatto di avere di contare su una forte struttura nazionale ci può aiutare meglio a svolgere la nostra attività anche in questo contesto. Diciamo, cercato di sintetizzare, ma non so se confonde di più, ma il mondo con cui ci confrontiamo è molto ampio ed eterogeneo. In questa slide appunto la connessione con tutti gli attori di livello nazionale a partire dal MATM, ma chiaramente con le regioni e con le agenzie dell'ambiente a formare questa rete complessa che è SINANET. In questo momento ISPRA esprime tutti quanti i National Reference Center dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, ma è intenzione di ampliare sicuramente agli altri soggetti territoriali la partecipazione a livello europeo. E a livello europeo, che è quello mostrato nella parte destra della slide, quindi la connessione con le attività della Commissione Europea, in particolare della DG Environment, dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, attraverso i nostri centri. Anche qui un'intenzione molto forte di connettersi, conoscendoli ai settori competenti, quindi alle altre entità che agiscono a livello nazionale. Per quanto riguarda il sistema informativo ambientale, diciamo, questo è costituito dalle risorse umane, ma voluto definire che le risorse umane sono le reti, non sono le persone che agiscono entro un contesto. L'infrastruttura tecnologica è quella che
abbiamo a disposizione per quanto riguarda la biodiversità, anche con l'aiuto, e questo devo dire anche finanziario, del Ministero, che ci ha aiutato a potenziare l'infrastruttura e le procedure operative. Diciamo questa, la procedura di gestione flusso dati non la descrivo in dettaglio, però questo è per garantirvi che abbiamo cercato di mettere in piedi un metodo, un approccio e non soltanto le infrastrutture, in modo tale che tutti i passi siano garantiti. Di nuovo uno schema per dire che gran parte del processo ci garantisce l'attuazione della direttiva Inspire, quindi il sistema informativo come questo dedicato alla biodiversità sono compliant con quelle che sono le richieste e requirement europei e nazionali in primis. Per quanto riguarda la convenzione, il network nazionale della diversità appunto è un'infrastruttura tecnica e tecnologica per fornire e gestire in modo capillare informazioni geografiche sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale, e quindi siamo partiti dalle banche dati che erano esistenti, abbiamo cercato di intercettare nello sviluppo di questa convenzione altre banche dati che erano a nostra conoscenza ma non ancora pronte ad alimentare il sistema. La convenzione che ci ha permesso di sviluppare questa attività è stata siglata nel 5 dicembre 2016, io sono diventata responsabile del Servizio Informativo Nazionale Ambientale a gennaio 2017, quindi sono riuscita a prendere un po' dall'inizio questo percorso, e speriamo appunto di aver adempiuto almeno ai compiti della costituzione di un unico geodatabase, sia con dati alfanumerici che con i dati cartografici provenienti dalle banche dati censite del network, ma come dicevo appunto poi abbiamo intercettato anche altre banche dati che non erano al momento della stipula state identificate. E fa seguito questa convenzione a una convenzione precedente, come diceva la dottoressa Giaradano, una lunghissima storia alle spalle, quindi ci siamo basati su un prototipo, ma abbiamo fatto uno sviluppo riteniamo estremamente innovativo, poi giudicherete voi con l'uso dello strumento che abbiamo messo a disposizione. Con la convenzione noi abbiamo proceduto all'ingegnerizzazione del prototipo EUNIS, che era stato quindi personalizzazione del software open source. Questo credo che sia un'informazione importante, quindi il sistema è completamente aderente ai criteri della direttiva Inspire, e il nostro modo di operare è di operare nel mondo più aperto possibile senza vincoli proprietari. L'integrazione, come dicevo, nel sistema informativo Sinanet, perché sono un po' descritto qual è il nostro mondo, l'implementazione del layout grafico del sito Natura Italia, la traduzione dell'interfaccia in italiano per facilitare l'uso a qualsiasi livello dello strumento, l'integrazione della piattaforma Citizen Science. Credo che poi appunto anche la tavola rotonda è un approfondimento, perché questo è un argomento a cui si tiene molto a livello nazionale, ma come dicevo è uno anche degli argomenti prioritari indicati dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, quindi ci fa piacere che abbiamo uno strumento forte da cui iniziare e far vedere che l'Italia è in questo attiva in questo ambito. L'implementazione del geodatabase con il caricamento dei dati pregressi e con l'implementazione dell'interfaccia di interrogazione, quindi una facilità di ritrovare l'informazione che si sta cercando. La definizione standard per la produzione di basi dati da integrare nel network della biodiversità, quindi il Vademecum, sviluppo un Vademecum sulla strutturazione di una banca dati di biodiversità, la realizzazione di modelli di raccolta dei dati, di modelli per la raccolta dei metadati conforme alle regole SPIRE, la definizione delle caratteristiche tecniche per la fornitura di file cartografici e infine l'assistenza tecnica per la manutenzione, quindi l'assistenza sistemistica per la gestione del sistema, l'assistenza alla mappatura delle banche dati e l'acquisizione delle licenze di virtualizzazione. Diciamo questo è un po' quello che abbiamo cercato di fare. Adesso avremo poi l'intervento del collega Di Stefano, che vi illustrerà di fatto un po' nel dettaglio il sistema.
siamo a disposizione, chiaramente questo per noi è una presentazione della nuova piattaforma che è operativa dal 15 di ottobre, per noi è l'inizio di un percorso di assistenza, se vogliamo, di sostegno, come ho detto. Non abbiamo soltanto recepito le banche dati che ci sono state in qualche modo segnalate all'inizio della convenzione, abbiamo avuto un grosso incremento delle banche dati intercettate, ma siamo qui a disposizione perché questo sistema cresca nel tempo, nel miglior modo possibile, quindi assicurandovi, grazie, come ho detto. Grazie. Grazie, la sua presentazione, dottoressa, ci ha fatto vedere da una parte qual è la struttura di ISPRA e perché quindi alla fine il Ministero ha ritenuto di avvalersi di questa organizzazione che si è ulteriormente implementata con la legge sulle agenzie, quindi sul tema che ISPRA ha anche di coordinamento del sistema agenziale, però allo stesso tempo ha fatto vedere come a partire da questa struttura, che è una grossa potenzialità anche per i raccordi che ha nella dimensione europea, sia stata customerizzata una realtà specifica per, diciamo, il network della biodiversità.